Siamo quasi. Sasha, calmo e concentrato. Stanno tremando le gambe dal paura. Ciao amici, siamo arrivati a Cortina. Ed è da qui che inizia una nuova fantastica avventura, con un palo di mezzo che rompe le palle. Dopo la fantastica esperienza che abbiamo fatto, dopo che ho scalato l'Etna, siamo di nuovo qui, pronti di nuovo dopo qualche mese per una nuova scalata. E ad accompagnarmi su ci sarà Vincenzo, che sta sistemando per la prima volta questi sci. I tuoi sci. Cosa sono, sci d'alpinismo? Esatto. Ok, ma mai usati. Ma non siamo soli, c'è anche quell'arpia di mia mamma che, vabbè, rimarrà a casa per fortuna, perché sennò la lasciamo su in cima al monte. Comunque sto alloggiando in un posto davvero davvero bello, guardate, anche se non ci sta la neve, ci sta un bellissimo lago, valli incantate, draghi. Ciao mamma, vieni qua, è l'ultima volta che ci vedremo. Non dire stronzate. Goditi il lago, se va male, vabbè, è la via. No, 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 sì. No, no, tu sei troppo bravo, andrà bene come tutte le volte. Dai, fa sempre bene. Sì. Oh mio bambino. Non rompere i coglioni. Oddio mamma, addio. E addio. Ci sarebbero due alternative. Ok. Una è questa. Qui siamo a Misurina. Salire su di qua. Ok, sì. Ah. Qui. Ok. Praticamente si mettono le pelli con gli sci qui. Si cammina 3 orette e si costeggia tutta questa montagna. E qui dovresti vedere. Dovremmo arrivare più o meno là in cima. Esatto. Azz. Sembra bella tostina. Beh, vediamo la seconda. Questa è la seconda opzione. Ok, dritto. Qui siamo al cristallo. Sì. Cioè bisogna fare tutto quel canale là. Cortina, sì, si parte da qui, okay. E facciamo 1600 metri di dislivello qui. Sono 1600 in cima al canale. Ok, vi ricordo che quando ho fatto l'Etna ho fatto 1500 metri di dislivello, ma a me sembrava molto più, insomma, tranquilla, no? Qua mi sembra un po' ripida. Però mi piace. Facciamo questa. Ok, ora è tempo di prepararsi e mi sto già cagando addosso. Non oso immaginare quanti gradi ci saranno lassù in cima, ma lo scopriremo. E direi che metterò anche un po' di crema solare, perché non mi fido, non voglio diventare un salame. Ah, vai. Questa è tipo la famosa pellicola che si mette sotto agli sci per poter andare in salita. Pelle di daino. Ah, okay. Ok. Si applica così. Volevo sentire che... Cioè, questa roba ti fa andare in salita, ma è tipo super morbida. Cioè, si incolla alla neve. Esatto. Magia. Ok, allora questo è il tuo zaino. Questo qua? Ok. Sì, ho iniziato a preparartelo. Okay. Questo è il tuo sistema di sicurezza antivalanghe che dopo dovrai indossare. Perfetto. Lo metto qui. Anche perché tra rutti scorregge quello servirà a me far, esatto, far cascare tutto. Pala, sonda e i ramponi per fare l'ultimo tratto. Ah, questo è quelli per il ghiaccio quando è tipo ripidissimo? Esatto. Bene. L'ultimo tratto che sarà un'oretta, 55 gradi. Bene. E quanto? 55. 55 gradi di dislivello, cioè di dipendenza? Esatto. Ma... E dopo vediamo come te la cavi in discesa. Sempre se arriviamo in cima. Primo obiettivo della giornata, che è credo il più importante, arrivare in cima. Secondo, se devo salire con 55% di pendenza, devo anche sciare con 55 di pendenza in giù, quindi... E non credo di averlo mai fatto, quindi oggi doppia sfida. Sono molto motivato. Respira Sasha, ce la possiamo fare. Ci siamo. Ci siamo. Già mi sento male solo a pensare che devo tenerli per 3 ore gli scarponi per salire. Quante? 3 ore? Di più? come di più? Se va bene. Diciamo quelli bravi 3 ore. Sono già stanco. Ogni volta è una lotta mettere queste cose. Sei al limite del crampo. Per rifilarli. Ci siamo. Ah, yeah, bro. Quasi professionale. Ci siamo? Si vola? Si inizia. E come in tutti i video di queste esperienze, a parte che siamo felici, siamo carichi, e poi l'inculata arriva dopo. Comunque non partiamo bene. Già sti sci pesano un casino. E poi tra poco dovremo imparare a pellare. Nuovo termine che non conoscevo fino a 5 minuti fa. Quindi salire in salita con gli sci. Tipo mai fatto. Non sei già stanco Sasha? No. Non lo dire a nessuno.
comunque anche solo già camminare in delle situazioni del genere è veramente bello. Al silenzio senti solo gli uccellini, veramente rilassante. Inizia la neva, ci siamo. Bene, ma non benissimo. L'ho già pronto, io devo ancora arrivare. No, sono un peso. È il momento di capire se sono un uomo o un semplice ragazzo che si schianterà. Vediamo come si fa. Allora, intanto regolazione bastoncini. Ok. Li mettiamo più alti in modo che tu possa camminare accompagnato da loro. Okay. Ok, ci aiuteranno quindi. Poi pipì. Ah beh, quello classico, momentone classico. E poi mettiamo gli sci e iniziamo. Ok, ho bisogno di un tutorial per forza. Vai. Sennò finisco tipo giù per qualche collina. E mentre lui va a far pipì, mi sa che qua c'è sta un altro problema. Mi sto a cagare sotto, raga. Allora, buchetti appositi, paralleli, agganciamo. Sì, cioè questo praticamente sarà il movimento, perché okay, dovrei tirare sul sì, tallone. Il movimento è questo, come camminare normale, però tiro lo sci. Ma che cazzo, okay. E non si incastra mai dietro? No, così lo blocchi. E non si staccano? No. Ma con che forza di gravità non si stacca sta cosa? Tutorial fatto. Vedi, cerchi di tirarlo il più possibile. Ok, quindi alzo solo il tallone e lascio lo sci attaccato. Ma come si fa? No? È contro la gravità salire. Oh mio Dio. Ci metteremo 8 anni, lo sai? Eccoci qua. Olè. Praticamente si struscica e nel frattempo si alza il tallone, aiutandoci con i bacchetti. Guardate che posto magnifico, raga. Cioè, stiamo andando in salita. Con che leggi della fisica? Sono tipo incollati. Wow. Speriamo di beccare qualche animale, c'è una fame. Allora, per non perdersi, ti consiglio di guardare sempre, vedi, i timbri sulle piante, che ti indica il sentiero che andremo a fare. Sono solo all'inizio, però devo dire che pensavo fosse più faticoso salire. Vabbè, le famose parole, perché ancora non c'è pendenza. Però con lo scarpone affondi molto, molto di più. Quindi, wow, mi sembra di barare. Oh, che bello. Che benessere cacciarsi giù di qua. Oh, qua c'è un dosso. Sì, cazzo si fa qua. Porco. Figa, mi ha fregato il dosso. Che cazzo mi sale qua. Sono vivo. Ma dobbiamo fare quel pezzo lì. Quello lì pendente. Oddio. Oh. Ma qua più si va avanti e più sembra un film post apocalittico. Non se l'è passata bene quest'albero. Guarda che si vola, guarda qua. Ormai ci ho preso la mano, è un attimo. Mi fai vedere come fanno gli esperti? Ma in che senso? È già minuscolo, ma come ho fatto? È un cyborg! Siamo solo all'inizio. Guardate che cosa magnifica. Vai. È bellissimo! Modalità drone. Oh. Okay. Stiamo per attraversare un fiume, c'è un passaggio segreto, dice. Ce la rischiamo, è bello, Bear Grylls. Bravo. Okay. Ok. Prima sfida da affrontare è questa, il fiumiciattolo. Mazza. E questa è niente, immagino. No. Che figata. Tiè. Comunque amici, ogni volta che inizio una nuova esperienza del genere ripenso al mio ultimo anno e mezzo da quando sono cambiato e mi viene sempre in mente di pensare che io, come tutti noi, non cambieremo mai se non cambiamo le nostre abitudini quotidiane. Questa è l'unica formula in un momento del genere dove si riescono veramente fuori a tirare delle emozioni e dove io personalmente mi sento di vivere veramente. Cioè, guardate qua, io, la natura, la neve che amo tanto è un grande obiettivo. Arrivare in cima, bisogna solo crederci e fare piccoli passi tutti i giorni. E detta questa grande cosa filosofica, adesso c'è una salita che non si capisce che è una salita. Beh, potremmo usare il gatto delle nevi, però c'è una salita, non l'abbiamo ancora fatta così ripida. Mi stavi dicendo? Vai, stavo dicendo che oggi, sfortunatamente. Sfortunatamente? Sfortunatamente, c'è un po' di perché nebbia. Noi abbiamo sempre culo. C'è un po' di nebbia. Ok. E quindi, niente, saliamo fin dove riusciamo e poi al massimo. Non ho capito, ma quella è la cima? No, quella lì siamo a metà. Quella cima là è la metà. Dopo, però non c'è la nebbia là. Dopo inquadreremo dove andiamo, dove ti porto oggi. Ok, vabbè, arriviamo alla prima cima
e poi capiamo come e se affronteremo la nebbia, perché potrebbe essere una bella sfida. È bella ripida! Oh mio Dio, volo! Epic fail. Cioè, guardatevi una situazione dove io sono con gli sci e dove uno è passato con uno scarpone. Quanto è affondato. Per questo vi dicevo che sembrava come barare. Sto andando su, che è una bellezza. Beh, insomma, Vince, come ti sembro? A parte adesso che stavo volando a terra. Sei anche allenato, sei bravo. Quella sarà la salita quella più brutta, no? No. Ah no? Mi sembra di giocare a un videogioco. Stiamo andando a livelli. Il Fiumiciattolo era quello easy. Però effettivamente se dobbiamo salirla in cima... Questa è la pista del cristallo. Okay. Ok. Cioè questa è una pista da sci intanto? Sì. Ok. Che normalmente è aperta. Quest'anno... Beh, giustamente. Giustamente è chiusa. E quindi si sale solo con le pelli. Dall'altra parte del monte vedi Faloria. Sembra il nome di una roba del Signore degli Anelli. Dove ogni inverno ci sono i campionati mondiali di snowboard. Oh merda. È entusiasmante sentire rocce che cadono e sei proprio sotto la montagna. Inizia la salita. Alzare? Dobbiamo alzare qui dietro. Vai, okay. Cambiamo marcia. Livello intermedio, livello alto, io direi che qua. È d'alto? Sì, sta all'alto. Ok. Ok. Via. Okay. Oh mio Dio. Lascia, sta arrivando, eh? Barretta energetica. Sì. Qua si vede di più che è ripida. E se questo è il pezzo intermedio, perché tutte le mie sfide iniziano così. Sì, che figo, andiamo. La mia testa torna indietro. Guarda qua, si capisce quanto è alta quel cazzo di montagna. Ho il cuore in gola. Quant'è la pendenza qua? Sarà un 47, 48. È un muro. Cioè, su 3 metri c'è la neve. Non è che c'hai un traino, una carrucola. Capisce meglio, perché guarda. Devo stare qui fino avanti. Ma capite che tipo un quarto d'ora fa eravamo là. Lì, quel coso lì non so, una cabina dell'Enel. Quel puntino lì, cioè, è minuscolo. Che spettacolo. Questo non sono riuscito a vederlo. Ero troppo concentrato con la testa giù, tipo, ma mancherà poco. Manca ancora un casino. E dobbiamo arrivare lassù. Concentrazione, Sasha. Sei una persona forte. Che cazzo stai dicendo? Due sberle e passa tutto. Cioè, ma capite? Che diavolo di figata è? Vi rendete conto? Comunque sta diavolo di montagna ce l'ha un culo, lo vedete? Noi la vedeva da davanti, lì dobbiamo arrivare. Vuol dire che ci siamo. Ma Vince, non è che quel cannone non è un attimo che ti spara su in cima, no? Vabbè, ho giocato troppo ai videogames. Non neanche se riesco a indicarlo con la GoPro. Cioè, quello giallo lì nel mezzo della valle. Esatto. Cioè, quella è la nostra partenza? Dovremmo aver fatto 2,5 km. Non è male. Vabbè, oh! E che fai? E butti, oh! E intanto abbiamo racimolato. Oh! Si vede lo spiraglio! Sembra il sole che sta sorgendo. L'altra faccia della vallata. Wow! Sembra di stare nel film di Balto. Quello quando è apparso. Che bella. Ricordatevi sempre, raga, di ritagliarvi del tempo per i vostri progetti personali. Non abbiamo molto tempo e molto ne sprechiamo. Tutti noi ogni giorno abbiamo a disposizione 24 ore e siete solo voi a decidere come impiegarli. Insomma, quello che stavo cercando di dirvi è: non sprecate tempo e utilizzatelo nel meglio delle vostre possibilità. Ora continuiamo l'avventura. Ok, allora step raggiunto a metà, poi andiamo qui al primo rifugio. Ah ok, sì, lo intravedo lì, ok. E qua c'avevamo la barretta, e dopo c'avevamo la Red Bull, forse arriva il panino. Poi su, andiamo su fin dove c'è la nebbia. Ah, cioè noi dovremmo andare oltre, cioè le nuvole praticamente. Arriveremo là, raga. Andiamo. Ma che stai dicendo? Sto cagando addosso, aspetta, non voglio avvicinarmi troppo. Cioè questo è lo strapiombo di prima. È lì l'inizio della salita maledetta che abbiamo fatto. Voglio cercare di avvicinarmi senza ammazzarmi. Ma che cazzo? Boh. Ok. Mi sto un po' cagando addosso. Ok.
Ah, raga, volevo, sai, un attimino fare una pausa. Vince, che dici? Ma la barretta me la sono conquistata? Sì. Pronto? Ah, mi davi qualche chance? Oh, eri partito un po' prevenuto. Bravo. Grazie. Beh, mangiarsi una barretta proteica con questa vista. E che fai? Lo butti. Tieni, c'è. Minchia. Oggi sei pronto. Wow. Passatela. Non sono mai stato su una panchina più bella. Cioè, poteva avere anche dei chiodi questa panchina, che sarebbe stata comunque la più bella. Riposino tattico e si continua. Almeno si prende fiato. Per il documentario mi hanno detto che tutta questa roba a pallini è merda di camoscio. Così per la scienza. Mentre quella lì è una valanga, che vabbè adesso si è un po' sciolta, però è scesa tutta di lì. E io, conoscendomi, mi allontano. Non si sa mai. Direi che è tempo di fare una videochiamata a mamma, visto che mi ha accompagnato. Che quella è un'ansiosa. Mi ha detto, tienimi aggiornata. Mi risponde. Amore, dimmi. Guarda, qua siamo, ma neanche a metà in realtà. Faccio vedere. Sì. Che bello, bellissimo, madonna, fantastico. Hai visto? Ecco, noi dobbiamo arrivare là in cima, tra le due montagne. Ma l'hai fatta tutta sugli sci da laggiù tu? Sì. Porca miseria. Eh sì, dobbiamo fare 1600 metri di dislivello in totale, quindi sì. Ci sentiamo dopo, se sopravvivo. Non ti sento. Mi senti? Eh? Non capisco. Mammi? Mi senti adesso? Ti sento male a tratti. Ah, okay, ma adesso mi senti bene? Culo. Non ti sto capisco. Prendendo per il culo. Mi stai prendendo per il culo. A dopo, dai, ciao, un bacio. Ciao, amore. Ciao, ciao. Dai, dai che sto congelando. Ciao. Tempo di ripartire. Vince, ma va bene la barretta, va bene tutte le promesse, ma non ti sembra un po', non so, la scalata al paradiso? Arrivi là, iniziano le nuvole, non vedi più niente. Cioè, sei serio quando mi hai detto che, cioè, dall'inizio della nebbia c'è ancora un'ora per la cima? Ma in che senso? E da qua, secondo te, alla nebbia quando ci metteremo? Qui secondo me 2 orette. Meglio muoversi. Sì. Comunque, come un pirla, mi sono dimenticato di attivare il mio Apple Watch. Facciamo come se fosse una camminata e si parte. Vabbè, dai, magari ha calcolato anche quello di prima. Tac, e vediamo un po'. Mazzo. Anche. Guardate che belle montagne. Adesso le vedremo ancora meglio da vicino. Ok, pronto? Adesso dai. Inizia la parte difficile, eh. Quindi non solo salitona con gli sci, ma poi bisogna metterseli sullo zaino e salire con le scarpe ghiacciate, i ramponi. Bene, montagne, siete mie. Ok, l'uomo sta faticando, ma pian piano arriva. Ancora un po' per la Red Bull. Quando è? Oddio, quando è lo step della Red Bull? È il momento di mettersi il casco, perché ho paura di volare giù. Capito, un volare. Bravo. Azza, se bella ripida, raga, mamma mia, è ora che il gioco si fa duro. Andiamo. Secondo pilone conquistato. Ce ne sono altri 5. E Vincenzo mi ha detto pure che dobbiamo muoverci, che ovviamente la giornata è limitata, la luce va via e io sto morendo. Comunque, non so se vedete la diversità di neve. Questa è la neve classica, normale. Anche questa è neve classica, solo che è una valanga. È la prima volta in vita mia che vedo una valanga dal vivo. Balana, abbiamo superato il livello? Dai, Terzo pilone conquistato, ma la banana la mangiamo al quarto, perché mi sono preso bene che qua c'è un'altra valanga. Dai, che il quarto pilone è vicino. Sto sognando la banana come il miglior regalo di Natale che mi potessero fare. C'ho stomaco che si sta dimenando dentro di me, dammi da mangiare! E anche il quinto pilone conquistato, ma adesso la posso mangiare la banana? No, dai, ancora quello. Ma come ancora uno? Dai, ancora uno. Ma quello era il pilone Red Bull comunque. Quindi banana Red Bull insieme? Mi sembra di sì con quel gesto. Volevo ammagliarvi
di una nuova ripresa, raga. Siamo già a buon punto comunque, eh? Abbiamo già scavallato una collina. E come al solito, come l'Etna, dico, vabbè, ma dai, ma è vicina la cima. Non arriva mai, raga. Mai. Oh, comunque, vince, maledetto. Ma è lontanissimo quel pilone. E gli altri erano tutti vicini. Siamo quasi. Ho i quadricipiti, raga, le gambe non le sento più. I polpacci stanno per esplodere. Non ti fermi, mi crea una buca e ci muoio dentro, te lo dico, eh. Sempre più vicine, raga. Sempre più vicini. Wow. Che figo. Bellissimo. A parte che rischi di ammazzarti, ma figo. Ce l'abbiamo fatta. Sesto, settimo pilone, boh. Pausetta. Che cazzo, non stavo più contando. Non riesco neanche a contare fino a 10, vince. Sesto. Vince, dov'è la banana? Nel mio zaino. Ma com'è nel mio zaino? Cioè, per tutto questo tempo ho avuto io la banana. Oggi. Bene. Olè, nuovo step conquistato. Sì. Non vedevo l'ora, raga. Ah, è la cosa che più volevo in questo momento. Tiè, con che vista? Eravamo lì a far merenda. Continua la scalata. Che succede, Vince? Siamo i ramponi. Cioè, vuoi già scalare? Ammazza. Belli chiudati, eh? Adesso sì che è ripido. Bisogna affrontare anche temi culturali, ovviamente. Non è che arriva una valanga? Ma da che parte vanno messe? Ok, credo di aver capito come si indossano, ma non come si legano. Siamo. E uno c'è, eccolo qua, bello super chiudato. L'altro in preparazione. E ora si sale un bel po' su, sia per le rocce, sia per la neve. Perché adesso è bello ripido, no, Vince? Adesso inizia il bello. Bello, credo intenda faticoso. Primo elastichino va qua, il secondo va. Sì, perfetto. Siamo? Andiamo. Qua. Opa. Uno. Ha un peso notevole adesso. Andiamo, si scala. Punta. Punta. Madonna, quanto pesa lo zaino. Oh mio Dio. Eccole qua le cosce che mi stanno abbandonando già. Urco due, che fatica. Fuori di testa, raga. Forse era meglio con gli sci. Sì, quasi. Che fiato che bisogna avere. La vetta è ancora alta. Passi piccoli. Tranquilli. E ce la facciamo. Super punte. Si vola. Vince, ma siamo sicuri che non ci sono valanghe? Zio, come quanto è alta. Sembrava più piccolo da lontano. Madonna, quanta nebbia che c'è lassù. Si vede niente, niente. Che bello, raga. Che super esperienza. Guarda quanto siamo minuscoli rispetto alla montagna. Intanto ci siamo fatti altri due o tre piloni da dove abbiamo fatto merenda. Giusto per farvi capire. Si continua. Io seguo te, vai. In marcia. Raga, le mie gambe ce la stanno facendo, i miei polpacci un po' meno, ma sono i miei piedi, raga. Ho un dolore incredibile qua ai lati, proprio tantissimo, perché non sono abituati. Sto facendo una fatica immonda per colpa dei piedi. Per il resto, anche Vincenzo mi ha detto che mi trovo abbastanza allenato, merito di questi mesi di allenamento. Io non mi arrendo mai, a costo di avere i piedi sanguinanti. Arriviamo il più in alto possibile per oggi. Andiamo. Voglio toccarla. Voglio toccarla, cazzo. Ce l'ho fatta. È bellissimo. E non siamo ancora in cima. Piccola soddisfazione. Vai, Sasha. Manca poco, vai. Dipende quanto è il tuo poco. Che raga, è una piscina di buchi. Ci si sprofonda. Andiamo. Ma non ho capito, ma mi vuoi lasciare da solo? Hai visto, è terrifido. Vai, guarda dove andiamo a fare la pausa pranzo. Dov'è? In quel buco lì. Una grotta? Ma che stai dicendo? Pranzo in grotta. Bene, speriamo non ci sia un orso. Madonna, quanto è ripida.
What the fuck? Cioè, raga, se non c'è da scherzare, se ruzzolo giù di qua è male, eh. È malissimo. Mamma, se vedi questa clip, sono strano di mente ancora. Porca troia. No, io non riesco a vedere questa cosa. No, 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 mi fa cagare. Sto cagando addosso. Sono quel 70% voglio farlo, quel 30% che dico, ok Sasha, forse sei pazzo, però devo affrontarlo. Per tutta la cazzo di fatica che mi sono fatto per arrivare fin qua. Ma è pazzo. Sasha, calmo e concentrato. Oh, madonna. Fighissimo. Mi stanno tremando le gambe dalla paura. Fighissimo un cazzo. Mi sta tremando la mano, ve lo giuro. Posso costeggiarla tutta? Mi ha detto Vincenzo che posso costeggiare la roccia, che mi fa sentire un pochettino di più al sicuro. Ho fatto 3 passi, raga, dall'ultima clip, 3 passi. E credo di non aver mai avuto così tanta paura in vita mia. La paura è solo nella testa. La forza fisica ce l'abbiamo. Concentrato. Cazzo che torno indietro. Non sono nato per mollare, certo. Cazzo che figo. Che bello. Ci sono i polaretti. Oh regà. Oh, ho ancora bevuto un sorso d'acqua. Ma è buono? Si può bere? Sono una serie incredibile, ne voglio un altro. Se lo voglio proprio con la punta. Ma che bella vista, oh. Manca poco in realtà. Dai che manca poco, Sasha. Saranno 30 metri. Cazzo. Ma qua si vola. Niente. Niente, non ce la fa. Non so dove, so dove appoggiarmi, ho paura. Eccoti. Ehi. Che succede, amico? Con la carota trasparente. L'ho acquistata una skin. Ci sono, eh? Sono un po' lento, ma ci sono. Cazzo, là sotto ci sono buchi, si sprofonda. Meglio sprofondare che volare giù, comunque. Cazzo, qua si affonda. Bene. Non so se ho scelto la via più semplice. Legge. Buono. Ho una paura di volare giù che non puoi capire. Cioè sono proprio... Quanta cazzo di pendenza è quest'ultimo pezzo? Cioè saranno 70 gradi. Ok. Adesso qua è più morbida. Qua è più morbida, ce la faccio. Non guardarti indietro, Sasha. Ci siamo. Duro, duro. Vai, conquistata la grotta. E dai. Adesso molto immagini, crollo all'ultimo passo. Guarda che cazzo. Oh, grotta super carina. La cosa più bella però è che sono sopravvissuto. Che paura. Mai avuta così tanta paura durante un experience su YouTube. Mai. Che figata. Fate le montagne. Siamo ai limiti della nebbia. Mangiamo, ti prego. Ho fame. Ci siamo. Questo era l'ultimo livello. C'è arrivato il panino. Raga, panino conquistato. Che vista fantastica. Però che bello, cioè in cima, in una grotta, a mangiare. Dopo l'ultimo pezzo che è da anni che non provo una sensazione di morire lì. Essere lì vicino alla morte. Vince, davvero grazie. Perché cioè, questo è il momento più clou. Questo è il più bello della giornata, dopo che abbiamo, non lo so, faticato. Mi sono sfiancato. Avevo proprio paura nell'ultimo pezzo, veramente paura. Ho fatto due bei respiri e pian piano sono salito. Noi stiamo mangiando sopra un cuscino di neve. Non si vedrà niente perché è tutto bianco, ma c'è tutto il monte che vedevamo prima mentre salivamo dai piloni. Incredibile. Quanto bello il panino con la bresaola. Top. Alla nostra e alla vostra. Vince, ma alla cima quanto mancava se avessimo potuto, cioè se fossimo potuti salire con la nebbia? 200 metri? Circa.
Guarda, l'esperienza c'è stata, quindi wow, siamo arrivati anche in un punto incredibile. Peccato, peccato per la cima, ma la morte l'ho già rischiata, quindi va bene così. Dimenticavo, c'è da chiamare una persona importante, visto che siamo a Cortina. Vediamo se risponde. Uè! Sì, allora, siamo quasi arrivati in cima, il problema è che c'è la nebbia. Io non ti vedo comunque. È un po' tardi. Eh sì, infatti tra poco scendiamo. Ah beh, giustamente. Ma io fra, sono una pippa a salire. No, ci sta, anche perché sopra il pezzo è brutto. Non so se l'obiettivo era arrivare sulla punta reale, ma l'ultimo pezzo lì è brutto, quindi... Mica, comunque è bellissima Cortina. Cioè, ne ho visto ancora poco, ma veramente figa. E tra l'altro ti ha detto una sfiga, perché fino a 3 giorni fa era bellissimo il pezzo. Infatti. E poi scendiamo giù sciando, ma il primo pezzo... No. un po' tanto ripido il Tudor. Prossima volta saliamo insieme, eh? Eh sì. Dai. Che figata. Minchia, sto rosicando un sacco, anche perché anch'io volevo salire sul pistaro l'altra volta. Sì? Però, sì. Comunque ti richiamo poi dopo quando siamo giù, che siamo su, così torniamo. A dopo, Tudor. Grande. Un abbraccio a te. Ciao. Ciao, ciao. Sasha, è ora di andare. Andiamo? Andiamo. Se no si fa buio? Molto buio. E considerati i miei tempi di salita e saranno gli stessi della discesa, è meglio. Ci credo, andiamo. Anche perché ci aspetta una bella sciata. Oh no! Mamma mia! Oh no! All'inizio... Oh no! Andiamo, non vedo l'ora. No, all'inizio no, io voglio scendere prima a sto punto e non morire. E anche questa montagna conquistata. Non mi scappare che qua muoio, è il punto dove si rischia la morte. Le mie manine che si congelano subito. No, e quello non è buono, vero? Non è una buona mossa. Poteva andare più giù comunque. Se non facevo una cazzata non ero io veramente. Ok, bene. Abbiamo un malus. Lo scenderemo solo con uno. Aspetta che mi metto vicino a te. Tengo questo. Di lato, verso di me. Segui le mie. Ok. Oh, ma mi stai abbandonando. Se stai andando. Aspetta. Piano, non mi tirare. Se lo sci non andrà. E su, guarda su. Alto. Ma lì c'è una roccia. Rotonda, tra l'altro. Dobbiamo cedere i coglioni. Voilà! Riconquistato. Ciao, grotta. Ti sto vedendo al contrario. Andiamo un po' più verso sinistra. E ora è tempo di sciare. Finalmente. Siamo anche sopra in ritardo, quindi dobbiamo muoverci, non bisogna sbagliare e ce la godiamo. L'ultima volta ho fatto snowboard, è un po' che non scio. Proviamo. Ok, ora mi ricordo. Ci siamo! Che figata! Porca troia, sei ripida qua, oh. Non è che sono abituato a fare queste curve io. Oh, quanto brucia la coscia. Oh, dopo tutta sta salita. Mortacci. Un attimo che ho un quadricipite che io a fuoco. Oh, io che mi volevo godere la sciata. Allora, dobbiamo passare in mezzo alla valanga pure. Bene. Piano. Piano. Come cazzo ho fatto a rimanere in piedi non lo so. Valanghina di nuovo. Basta, adesso sta. Pista, facile. Hai visto che ci abbiamo messo meno di 40 minuti? Andiamo. Ti seguo. Che fatica. Ok, sono le gambe che sono dei budini. Ah, la gamba. Ah merda, ma questo non è l'ultimo posto. È vero, abbiamo fatto molta più strada in salita, ma non me lo ricordavo. C'è anche tutto il posto del fiumicello. Tutto quello che abbiamo costeggiato. Minchia, è lunghissima sta pista. Ciu, ciu. Oi. Bro, incredibile. Ce l'abbiamo fatta. Giornata spaziale. Ce l'abbiamo fatta. Oh mio Dio, sto morendo però. Ok, mi sono fermato un attimo. Volevo condividere con voi, come sempre,
la fine di una grande esperienza. Quest'oggi è stato uno dei giorni più belli della mia vita. Forse lo ripeterò tante volte, ma è quello che penso io dentro di me. Se ho tanti giorni più belli della mia vita, vuol dire che forse qualcosa di buono per me stesso lo sto facendo. So di avere una grande fortuna di poter uscire, andare, muovermi e condividere con voi questi magnifici momenti che in primis vivo sulla mia pelle, ovviamente. Ricordo sempre che anche se solo il 30% di quello che vivo io riuscite ad assimilarlo voi tramite un video, per me è una grandissima riuscita. Spero di essere i vostri occhi anche per tantissime altre esperienze e sperando ovviamente che tutto quello che sta succedendo in questi due anni finisca presto e che tutti noi potremo tornare alla normalità e goderci tutti i nostri momenti felici. Se in questo momento non è un momento felice, riprendi in mano la tua vita, trova quello che ti stimola, cerca di in tutti i modi di afferrare i tuoi sogni, quelli che hai adesso. Se non ne hai adesso, vai a riprendere quelli che avevi da bambino. Per me oggi è stata come una giornata al parco giochi. Mi sono emozionato, non so se avete visto nella grotta, perché era l'exploit di un momento dove avevo un minestrone di emozioni. Ho avuto veramente tanta paura, ero super contento di esserci riuscito anche questa volta, nonostante la nebbia. Siamo quasi arrivati sulla cima, ma per me è un grandissimo successo. E poi mi sono fatto una discesa incredibile per scaricare tutta l'adrenalina, forse per prenderne ancora. Sono veramente grato e un po' fortunato di quello che sono riuscito a costruirmi negli ultimi anni. Ora si torna alla macchina e spacchiamo tutto. E ora ci rincamminiamo. L'ultimo pezzo di neve, no, che m'ammazzo. Lasciate un like se non volete che domani Sasha finisca all'ospedale, perché le gambe sono partite. Quello che volevo farvi vedere, raga, è che alla fine mi sono scordato di farvi vedere l'Apple Watch, ma 10 km e 20. Ok.